È una situazione particolare, la portavoce ufficiale di questo nuovo organismo che ha fatto suo l'ipotesi, il progetto, no, di aprire un nuovo spazio di democrazia sulla salute a livello dei comuni, no? È stata con noi a Napoli varie volte a parlare con De Magistris per quel decreto che tutti penso avete conosciuto sul web, Aida Trentalance. Buongiorno a tutti, porto il saluto del Coordinamento Nazionale Sanità al Congresso di Medicina Democratica, con cui da tempo è nato un percorso di contaminazione e di collaborazione. Il Coordinamento Nazionale Sanità nasce dalla convinzione che esiste un'emergenza. Ho sentito cose finora che condivido appieno, compreso questo fatto che la scienza, in questo caso la scienza medica, può come dire, dare supporto alle battaglie democratiche per la difesa dei diritti, e mi pare che Medicina Democratica questo faccia ampiamente. La contaminazione vuol dire proprio, nel caso specifico, la sinergia che si crea tra scienza democratica e movimenti popolari. Mi pare che sia il caso e si sia realizzato con questo coordinamento. Perché sentiamo l'esigenza, abbiamo sentito l'esigenza di coordinarci a livello nazionale, isole comprese, nonostante la nostra rete in questo momento sia una rete che non vede molti inseriti. Per quale motivo? Ci siamo riconosciuti ampiamente, in parte era un percorso di analisi che avevamo già fatto come comitati, in quanto è stato detto a Milano, in quel convegno di Milano, che poneva la questione, il controvertice rispetto al G7, e poneva a fondamento della questione e come controparola rispetto a quella dei grandi, la questione della privatizzazione della salute a livello mondiale, a livello europeo e a livello italiano, e individuava a livello europeo, in particolare italiano, nel processo di privatizzazione della gestione del Servizio Sanitario Nazionale l'elemento che determina lo smantellamento in atto. E su questo punto i comitati, che sono tanti e compositi, perché dovunque si chiude un presidio, un ospedale, o quasi dovunque sorge un comitato. Ma i comitati che pongono a fondamento della loro azione questa analisi non hanno facilità, come dire, di percorso, e vengono variamente ostacolati, e lo sono stati nel tempo, intorno nella loro volontà di aggregazione per portare avanti a livello sinergico sul territorio nazionale la battaglia di difesa della sanità pubblica, che è in fase avanzata di smantellamento, ma anche di proposta che nasca dai bisogni e quindi dalla volontà popolare rispetto a come dovrebbe essere un sistema sanitario che risponda ai bisogni effettivi. Tanto per fare un esempio banalissimo, un piano sanitario venga redatto sulla base di un'indagine epidemiologica. La nostra esperienza ci dice che non accade quasi mai.
Per questo vediamo un'urgenza sull'altro versante, perché questo bisogno, questa urgenza quasi emergenziale di aggregarsi come comitati e di coordinare le battaglie che pure sono state fatte, si fanno, continuano a farsi, battaglie su vari fronti, mobilitazioni popolari anche molto grosse, anche molto forti, con risposte intense della popolazione. Battaglie giudiziarie, per esempio il Molise ha fatto adesso ricorso al capo dello Stato, in quanto il piano sanitario del Molise, un piano di riorganizzazione, non passava per la non condivisione popolare che ha dimostrato con mobilitazioni di massa enormi per il numero totale degli abitanti che non c'era condivisione. Il piano è passato lo stesso come lo hanno trasformato in legge dello Stato e l'hanno approvato come legge nell'ultima finanziaria, il che è del tutto incostituzionale, ci dicono costituzionalisti, diciamo, di fama, anche perché si tratta non di, neanche di una legge regionale, ma di un atto amministrativo che diventa legge dello Stato. Questo per dire che gli interessi che portano allo smantellamento, al malfunzionamento della sanità pubblica per privatizzare, per farne mercato, per realizzare profitto, sono fortissimi, talmente forti che si insinuano anche dentro i comitati e cercano di impedire che la battaglia sia collettiva. E abbiamo da poco votato, chi ha votato, chi ha scelto di farlo, per il Parlamento. Nessun partito ha posto con serietà la questione del sistema sanitario nazionale, il che la dice lunga, cioè la dice lunga sul fatto che non abbiamo avuto i partiti, parlo di quelli più grossi, più significativi, che siano in qualche modo in lotta o in dissenso con la finanza internazionale, perché è una questione che viene da oltre l'Italia, quello che sta accadendo al sistema sanitario nazionale, che interessa molto Confindustria locale. Il Presidente, proprio in Molise, in occasione di un'inaugurazione, ha detto che per gli industriali il settore di investimento più produttivo, più promettente in questo momento è proprio la sanità, quindi di investire in sanità. Ma come dicevamo, quindi di grosso interesse anche per Confindustria italiana, ma di un disegno che è da oltre l'Italia, quindi che permea i governi e attraverso i governi la gestione regionale, i governi regionali, perché il fenomeno del smantellamento della sanità pubblica ce la raccontano in tanti modi: al nord funziona, al sud no, al nord l'aspettativa di vita è maggiore, al sud è diminuita, che è un tentativo di far pensare che si tratti solo di politiche locali, regionali, che sono buone o cattive. Qui c'è la Lombardia che credo non abbia difficoltà a dirci quanta percentuale di privato c'è dentro il sistema sanitario lombardo per quanto riguarda la privatizzazione. Per quanto riguarda le cure, io vi porto, come dire, un punto di vista non specialistico, popolare, dell'utenza. Per quanto riguarda l'utenza, poi, certamente il Sud ha maggiori sofferenze, ma il Nord ha sofferenze laddove non ne aveva o ne aveva molto di meno. Cioè lo smantellamento, l'accorpamento, la privatizzazione è in atto dovunque. Se il Sud è peggio è per
perché era già peggio e quindi sta ulteriormente peggiorando. Il nord è ancora meglio, ma è peggio di prima, come sentiamo da tutte le regioni d'Italia. Quindi cosa abbiamo individuato come comitati aggregati? Questo aspetto, che la politica non assume la questione del sistema sanitario come problema politico e non propone e non denuncia a livello complessivo. I sindacati poi, con le dovute eccezioni, a loro volta non difendono come dovrebbero la sanità pubblica, intesa come diritto che viene negato ai lavoratori che sono iscritti a questi sindacati, per vari motivi. E c'è l'altro aspetto di cui penso abbiate anche parlato ieri, dei contratti collettivi. Attraverso i contratti collettivi nazionali l'integrazione salariale avviene attraverso anche metasalute, cioè dei bonus sanitari che di fatto diventano un trasferimento di risorse dalla sanità pubblica alla sanità privata. In tutto quello che sta accadendo e che per cui il Molise è un punto di vista privilegiato perché è piccolo, tutte le questioni di cui si è parlato oggi sono facilmente visibili in una regione così piccola, compresa la questione psichiatrica, quello che sta accadendo anche in quel settore attraverso i tagli. Quindi in questo Molise, che ora sembra importante per il voto regionale che abbiamo domenica, ma che lo è meno, ma è utile a capire dove si va a parare. Si va a parare al fatto che nel momento in cui si è trattato di scegliere, perché il barile era stato grattato tra pubblico e privato, si è salvato il privato, cioè il pubblico è stato trasferito nel privato, in un privato per giunta confessionale. Vedo, diciamo, tra i temi del congresso anche la questione della medicina di genere, insomma non approfondisco e non sono in grado, ma sono una donna e dal mio punto di vista, dal punto di vista del mio genere, capisco cosa vuol dire dover non avere alternative rispetto a una struttura confessionale per patologie, per qualsiasi tipo di patologia. Cioè vuol dire tornare indietro rispetto non solo alla legge Basaglia, ma a questa 194, che già è così fortemente minacciata attraverso in tanti modi, e non solo al sud, anche nel nord più avanzato, anche, come dire, nel cuore della Lombardia, attraverso un vissuto, come dire, parentale. Ho avuto modo di capire come la 194 non sia agibile attraverso il pubblico, neanche, come dire, per chi non ha problemi economici, non appartiene alle aree disagiate. C'è un sistema che in qualche modo impedisce, scoraggia e crea difficoltà. Altra cosa, c'è la sinergia col Comune di Napoli. Tutto questo noi riteniamo che sia stato possibile perché, lo diceva Paolo Fierro benissimo una volta, perché dai processi decisionali o di controllo sul funzionamento del sistema sanitario la popolazione, gli utenti sono completamente esclusi, non c'è nessun processo democratico in cui siano coinvolti i cittadini a determinare la programmazione e a verificare il funzionamento del sistema sanitario. Dunque, questi due obiettivi che Napoli in qualche modo ha praticato, mi riferisco al ticket sociale, quante persone non accedono alle cure, eccetera,
La commissione di controllo, che è sanità ma è salute, perché anche relativa all'ambiente e anche relativa al lavoro. Nei luoghi la mancanza di lavoro, che è così presente e riguarda tutti, ne parlavano anche l'esperienza pugliese relativamente ai pazienti psichiatrici, questo tipo di difficoltà è assenza di salute intanto, perché è assenza di benessere e di integrazione sociale. Ma il massacro che è stato fatto dei diritti all'interno delle aziende rende, come dire, anche la salute, l'RLS, quel controllo lì è ininfluente, in quanto i lavoratori oggi, parlo delle categorie più avanzate, i metalmeccanici eccetera, il problema maggiore che hanno è tra avere il lavoro e non averlo, tra avere il lavoro o essere licenziati, e questo determina che anche la questione della salute all'interno dei luoghi di lavoro è passato all'ultimo posto. I carichi di lavoro, tutto quello che accade, ve lo dico con cognizione di causa, perché diciamo sono abbastanza vicina ai metalmeccanici, almeno nella mia regione, quindi vedo da vicino cosa accade nei luoghi di lavoro, oltre a vedere come ovviamente i licenziamenti, l'aumento delle malattie psichiatriche e tutto quanto. Quindi dicevamo, questo il coordinamento nazionale sanità, che non a caso è nato a Napoli, non a caso è nato a Napoli, sia diciamo perché qui si sono verificati dei momenti importanti di questa battaglia per la sanità e per la salute più in generale, ma anche per questa sinergia, cioè il sindaco di Napoli è stato il primo che ha ufficializzato, che ha reso possibile attraverso un decreto, il che ci dovrebbe far riflettere anche rispetto alle condizioni, come dire, della maggioranza in questo comune, per quello che ha messo nelle mani dei comitati e così via, uno strumento che è uno strumento è da Napoli, quindi Napoli ora ha una responsabilità grande, perché la commissione popolare è stata già chiesta in molti altri comuni e sindaci o presidenti di consiglio comunale hanno detto che aspettavano il comune di Napoli, quindi che volevano vedere cosa sarebbe accaduto. Noi comitati aspettiamo i comitati di Napoli, cioè che i comitati di Napoli sappiano dare gambe a questo strumento e lo facciano diventare uno strumento che, dando, come dire, la spinta al comune di Napoli, anche all'area metropolitana, diceva il sindaco, qualora funzioni, diventi lo strumento che si diffonda in tutta Italia. In Sardegna esiste un coordinamento di tutti i comitati che lottano per gli ospedali e in Sardegna vi dico anche che dalle notizie che ci danno i comitati, la sanità è di proprietà degli emiri, cioè del Qatar e del Vaticano, uniti nella lotta, nel senso che stranamente in questo caso dal punto di vista proprietario la sanità li vede alleati, uniti diciamo nella proprietà, oltre a società assicurative svizzere. In un territorio di 1,5 milioni di abitanti, che però ha vie, piccoli paesi, strade impervie ed enorme difficoltà. Quindi su questo
oltre a portare il mio saluto, volevo parlarvi di questo, dirvi che c'è un esecutivo provvisorio che si dà come obiettivo a breve termine quello di fare realizzare due assemblee, una a sud e una a nord, che consolidi quello che fin qui abbiamo acquisito e che allarghi questa rete, sperando insieme a Medicina Democratica con questo apporto. Vi dico anche che il 7 aprile, dico 32, in cui siamo in particolare in Molise, ha avuto, diciamo, è stato un momento bello e partecipato anche da quelle mamme di Venafro che mi pare erano qui ieri, donne coraggiose a cui va tutta la mia stima e, come dire, cioè veramente stanno portando avanti una battaglia importante per l'ambiente nel nostro territorio e lo stanno facendo anche loro sotto assedio. Un saluto a tutti e speriamo che questa collaborazione, ma ne siamo certi, continui nel modo migliore. Grazie. Adesso c'è qualcuno che va di fretta, maledizione. E il dottor De Notaris ci parla dell'associazione Sergio Pino, che è stata una esperienza, cioè Sergio Pino è stato il Basaglia del Sud, quindi in qualche modo rappresenta l'idea di liberazione. Vabbè, grazie per l'accoglienza. Io ogni volta che vengo qui sono sempre molto emozionato per un motivo molto semplice, lo dico e non mi attribuisco nessuna paternità, anche se ho un sentimento molto paternale, si può dire, nei confronti dell'OPG, perché vi svelo questo piccolo frammento di storia personale, perché io ci sono passato spesso qua, ma non solo questo, ma insieme ad altri due compagni di sventura avevamo appunto pensato di occupare questo OPG, avevamo pensato di occuparlo e quasi ogni mattina passavamo qua sotto finché c'era la camionetta della polizia. E siccome poi ci siamo accorti che io e questi altri due compagni che avevamo pensato di occupare l'OPG abbiamo fatto la somma dei nostri anni, avevamo 180 anni, ora il numero 180 può essere anche bello ed evocativo nei confronti della legge Basaglia appunto, però quando ci siamo accorti che avevamo 180 anni e allora io ho passato, in qualche modo ho comunicato l'idea a due specializzandi che allora stavano appunto alla Federico II, che sono tra i fondatori appunto di questo posto, cioè tra i liberatori di questo posto. Per cui ecco perché mi considero un po' in una dimensione paterna, fondativa, diciamo, nei confronti dell'OPG. Però non è questo che voglio dire, mo mi è venuto, l'ho detto, e quindi non la sintetico. Allora, faccio parte del Comitato di Lotta per la Salute Mentale, che è uno dei componenti del gruppo di pressione che è riuscita a ottenere la consulta popolare sulla salute e sanità, appunto insieme a Medicina Democratica, il presidio del San Gennaro, Maresca, vabbè, insomma è inutile che faccio i nomi, perché questa consulta è nata ed è potuta nascere perché c'è stata una lotta che è partita da 5 anni, anche se poi solo negli ultimi periodi si è generalizzata. Ma quello che volevo dire riguarda i diritti, perché questa parte, no, del convegno di Medicina Democratica riguarda i diritti, allora parliamo dei diritti che riguardano la salute mentale. Beh, un primo diritto a me è nato facendo una riflessione su un argomento, se vogliamo, scientifico. In tutta la letteratura che riguarda la neuropsichiatria infantile, per esempio, no? La descrizione delle fasi iniziali
iniziali, infantili, cioè preverbali, di qualunque essere umano, viene descritto, per esempio, io cito solo due nomi, la Klein oppure Anna Freud, però questa le fasi iniziali dello sviluppo dell'essere umano, quindi non si sa ancora se poi diventerà un folle o un normale, non so quale è più triste delle due cose, però comunque le fasi iniziali, preverbali, di tutti noi sono state descritte con terminologie psichiatriche, cioè vale a dire la psichiatria ha talmente tanto invaso e colonizzato la vita normale da descrivere le fasi iniziali dello sviluppo come posizione schizoparanoidea o come posizione depressiva, per esempio. Ma questa non sembri una notazione così che ha poco senso, perché questa invece è proprio la spia della prepotenza del linguaggio psichiatrico, che impone alla vita normale delle etichette, cioè a fasi normali dello sviluppo, delle etichette psichiatriche. Questo è quello che avverrà poi in seguito a ognuno di noi nel momento in cui poi dopo superiamo per fortuna la fase appunto iniziale dello sviluppo e saremo descritti comunque anche nelle nostre dimensioni normali con terminologie psichiatriche, cioè vale a dire la psichiatria ormai ha colonizzato anche la vita normale, ma non è successo soltanto questo, è successo anche che la incomunicabilità e la reciproca difficoltà a comprendersi tra il discorso del folle e il discorso del cosiddetto normale, ambedue malamente detti folli o normali, in qualche modo fin dalla fine dell'Ottocento questa differenza, questa distanza sostanziale tra follia e normalità per fortuna è stata in qualche modo superata all'interno di una visione, come dire, di gradualità comportamentale. Però il fatto fondamentale è che questa comunicazione, in qualche modo, questo sforzo comunicativo tra la norma e la follia è avvenuta in un solo senso, che è quello della colonizzazione, così come fanno gli stati imperialisti che colonizzano le zone, altre zone del pianeta. Non c'è stato il contrario, cioè nessuna parola della follia ha colonizzato la normalità, e questo perché c'è un forte dislivello di potere. Il comitato di lotta sta cercando di fare questo tipo di operazione, vale a dire noi non facciamo ambulatorio, ma non critichiamo quelli che lo fanno, per carità, non facciamo ambulatorio, perché ci siamo resi conto nella nostra pratica che questo comitato di lotta, composto da sofferenti, familiari e qualche operatore, anche lui probabilmente sofferente, aveva un'opportunità molto forte, che era quella di finalmente far incontrare queste due parole, il delirio, chiamiamolo così, del sofferente, a paragone e a fianco al delirio rivoluzionario, se vogliamo, di chi vuole cambiare le cose nella salute mentale. Non so se mi sono spiegato, cioè abbiamo tutte e due un nemico comune, un avversario comune, che è quello che Sergio Piro appunto chiamava l'io forte, cioè questo io che vuole predominare e che non è assente nella follia. Cioè non tutti... Non è un assioma che chi soffre ha ragione e chi non soffre ha torto. Stiamoci attenti a questo discorso, perché molto frequentemente l'operazione di colonizzazione della psichiatria e della società normale è proprio quella di trasferire gli stessi modelli di forza personale, di preponderanza, di prepotenza, di imperialismo. È il processo che Sergio Piro, in un librettino molto piccolo che si chiama Esclusione, sofferenza, guerra, ha ben illustrato. Dalle relazioni di guerra personale nascono le guerre anche termonucleari, poi alla fine speriamo di no. Il discorso che stiamo cercando di fare all'interno del comitato di lotta è di individuare l'avversario comune, che è l'io forte, che porta a dire io sono il possessore della verità, o al
delirante porta a dire io sono convinto che mi mettono le telecamere nel gabinetto per spiarmi, o che il salumiere parla male di me, o che Paolo Ferro mi sta perseguitando. Questi due discorsi, cioè vale a dire il delirio e il discorso normale, chiamiamolo normale, possono avere un punto d'incontro proprio nella individuazione di quello che è l'avversario comune. Questo è il discorso. L'avversario comune è quello che possiamo, che Sergio Pino chiamava l'io forte. Vengo alla consulta e poi chiudo, lo so che lo sguardo di Paolo mi trafigge, lo vedo già. La consulta è uno strumento importantissimo nato, abbiamo detto, dalle lotte. Per noi è importante che la consulta cominci immediatamente a lavorare e a fare. È importante che allarghi i contatti. Mi ha fatto molto piacere sentire che qui all'OPG c'è lo sportello d'ascolto, come c'è a Santa Fede, come c'è al comitato di lotta, appunto, del quale faccio parte. E già da aprile, ormai è passato un anno, avevamo tentato di allargare il discorso redigendo un manifesto cittadino per la salute mentale. Abbiamo coinvolto molte realtà, purtroppo non l'OPG e purtroppo anche non altre realtà. Ora però, avendo questo strumento, questa consulta, è quindi una opportunità anche di incidere, se vogliamo, a livello istituzionale, io penso che sia molto importante raccogliere un'altra volta tutte le forze presenti in questa meravigliosa città che non finisce mai di sorprendere, perché ora è importante che questa consulta cominci ad agire, agisca trasformativamente. Noi non vogliamo solo monitorare o fare delle indagini epidemiologiche o commenti o libri bianchi. Noi vogliamo trasformare questa realtà. Ci stiamo già in parte tentando per quanto riguarda la salute mentale, come una storia che appunto è partita dal 2013, ma vogliamo, e qui faccio una proposta approfittando delle autorità ufficiali, Aida e Paolo in questo momento. Questa consulta, secondo me, deve diventare una consulta regionale, perché non dimentichiamo che il sistema sanitario dipende dall'assessorato alla sanità della regione. Quindi, se vogliamo avere un tavolo di... ci fa piacere, ovviamente, che il comune abbia affiancato e patrocini questa cosa, ci dà maggior forza, per carità, ma sappiamo anche bene che è in regione che si fanno le politiche. E a proposito di diritti, è inutile che ve lo dico, ma per esempio sappiate che la regione è fuori legge per tantissimi motivi, ma uno molto pratico: la psichiatria avrebbe diritto, l'avete sentito tante volte, al 5% del budget regionale sulla sanità. Attualmente in Campania siamo al 2,4%, quindi c'è una violazione colpevole, criminale e delittuosa a favore di chi? E lo sappiamo bene, perché sappiamo che circa un mesetto fa l'ottimo nostro governatore De Luca ha pensato di raddoppiare, veramente di raddoppiare, le rette per le istituzioni private, togliendo al pubblico. E questa è storia vecchia che tutti conosciamo. Va bene, vi ringrazio dell'opportunità. Ok, allora c'è De Pasquale? Pasquale? Ci sta, si alza. Non sappiamo come ti chiami, questo, perché è rimasta Pasquale. È rimasta nel limbo sta storia. Eccolo là. Salve a tutti, io visto che si è parlato molto di progetti dal basso, di sportelli e di progetti di autoinchiesta nati negli spazi liberati, voglio portare l'esperienza del progetto di obiezione respinta, che è un progetto che nasce dalla riflessione sull'autodeterminazione del corpo maturata all'interno del percorso femminista che si è sviluppato nell'ultimo anno, il percorso Non Una di Meno. Come studentesse, soprattutto studentesse fuori sede,
che è sostanzialmente la categoria di cui, che fa parte, che ha creato questo progetto, ci siamo spesso trovate a riscontrare una mancanza di informazione rispetto ai medici obiettori, soprattutto quando dico studentesse fuori sede, parlo del fatto che ritrovandosi a dover cambiare città si deve anche scegliere un medico curante e non ci sono dati pubblici rispetto al fatto se un medico è obiettore o meno, ma anche rispetto a quelli che sono i nostri diritti e di come poterli esercitare. In particolare in questo senso faccio riferimento alla pratica illegale dell'esercizio dell'obiezione di coscienza all'interno delle farmacie. Infatti molte farmacie si dichiarano obiettrici di coscienza e non vendono la pillola del giorno dopo. Anche se no, appunto, non è una pillola abortiva. È in questo modo che è nato il progetto di obiezione respinta, che è sostanzialmente una mappa estesa su tutto il territorio nazionale, che si pone l'obiettivo di raccogliere dati rispetto ai luoghi in cui viene applicata legalmente o illegalmente l'obiezione di coscienza. Dico legalmente e illegalmente perché oltre alle farmacie si parla anche di consultori che ai sensi del 194 non possono praticare l'obiezione di coscienza. La mappa riguarda appunto, come ho detto, tutto il territorio italiano e ha tre differenti PIN, spuntine con cui possono essere segnalati ospedali, farmacie e consultori. Scusami, spiega bene come funziona, perché questa è una bella idea. Può essere estesa anche ad altri tipi di esatto. E concretamente voi che fate? Concretamente raccogliamo delle segnalazioni tramite internet, in particolare tramite la pagina Facebook, tramite l'email o tramite Twitter, in cui chiunque può segnalarci esperienze positive o negative in relazione alle farmacie, ai consultori e agli ospedali relative alla possibilità di praticare, cioè di accedere ai propri diritti, in particolare al diritto all'aborto e alle pillole contraccettive. Sostanzialmente poi abbiamo questa mappa in cui con una serie di spunte possiamo segnare in verde i luoghi in cui, ad esempio, farmacie che vendono la pillola, ospedali in cui è possibile praticare l'aborto tranquillamente, in rosso i luoghi in cui invece le esperienze segnalate sono esperienze negative e in fucsia i consultori in cui le esperienze sono positive. Sostanzialmente cliccando il segnalino sulla mappa si può accedere a quella che è effettivamente l'esperienza diretta di chi si è trovato, per cui riuscendo a capire esattamente qual è il problema o qual è stato il tipo di esperienza positiva all'interno di una determinata struttura. Infatti la segnalazione funziona spesso tramite dei commenti o dei racconti che ci arrivano e che noi ripubblichiamo in forma anonima. Come ho già detto, le persone possono segnalare attraverso la pagina Facebook, il profilo Twitter o scrivendoci alla mail. Perché abbiamo pensato che potesse essere interessante portare l'esperienza di obiezione respinta parlare di questa esperienza qui, per il fatto che obiezione respinta non è soltanto una mappa di denuncia, ma anche un prototipo, un progetto, diciamo, di partecipazione dal basso, in cui a partire dallo scambio di informazioni si è arrivati a creare una comunità virtuale di supporto e di aiuto.
La pagina ha infatti, la pagina Facebook ha 11.000 like su Facebook e in poco più di un anno, perché la pagina è uscita l'8 marzo del 2017, abbiamo ricevuto circa 500 segnalazioni, quindi quasi due al giorno. Così che non solo abbiamo cercato di creare una piattaforma informativa, per cui se ti trovi anche in una città che non conosci, hai a disposizione una mappa che segnala dove puoi trovare la pillola, a chi puoi rivolgerti in caso di bisogno, ma anche grazie inizialmente all'inaspettata partecipazione delle persone, abbiamo creato questa sorta di comunità che fa della condivisione delle esperienze un modo per vincere l'isolamento, il giudizio e la paura che spesso, quando ci si trova in regioni in cui l'obiezione di coscienza è così alta, come in realtà nella maggior parte d'Italia, si vengono a creare quando si ha bisogno di un certo tipo di assistenza. In particolare poi da questo progetto nascono, come dicevano, degli ulteriori spunti che non sono solo la mappa, ma che sono nello spazio a Pisa, nello spazio della Limonaia Zona Rosa, due sportelli, uno sportello legale e uno sportello con una sessuologa e una ginecologa per soprattutto l'orientamento e l'informazione rispetto ai propri diritti e anche al funzionamento, per esempio spesso comunque è un argomento che vede una grande disinformazione volontaria, nel senso gli antiabortisti continuamente ripetono che la pillola del giorno dopo è come un aborto, è una pillola, non è una pillola antiabortiva, funziona diversamente e attraverso l'informazione questa cosa... Esatto, per cui è fondamentale l'informazione in questo senso. Dall'altro lato, il 22 maggio di quest'anno, la 194, come è stato detto anche prima di me, compie 40 anni, ma appunto come ci riporta tutto il lavoro di inchiesta e autoinchiesta fatto non solo attraverso la mappa, ma anche con dei momenti di piazza in cui abbiamo richiesto direttamente alle persone di lasciarci in forma anonima le loro sensazioni rispetto al proprio corpo, rispetto all'accesso alla salute. Sostanzialmente abbiamo riscontrato il fatto che il diritto alla salute e il diritto all'autodeterminazione non gode appunto di un ottimo stato di salute e questo non solo a causa dell'obiezione, che chiaramente è il nostro punto di partenza, ma anche grazie ai tagli, alla mancanza di reparti, all'accentramento degli ospedali, alle liste d'attesa e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che è per questo che per noi il 22 maggio, data del compleanno della 194, non, sia come obiezione respinta, sia come non una di meno, abbiamo pensato che non debba essere una data di ricorrenza, ma un punto di partenza per una serie di rivendicazioni pratiche, per cui stiamo raccogliendo proposte e idee e siamo interessate ad intercettare soprattutto coloro che lavorano all'interno del sistema sanitario, ovvero obiezione respinta è un progetto che parte da degli utenti, da studenti e studentesse e che successivamente si amplia e che coinvolge tutte le persone che hanno interesse che sono interessate ad essere coinvolte e che man mano, dopo un anno di lavoro, ha visto anche la partecipazione e la collaborazione di medici, sessuologhe e operatori. Grazie. E in questo senso pensiamo che appunto
parlare di rivendicazione pratica all'interno della sanità sia oggi più che mai l'unire le lotte di chi si trova all'interno della sanità e richiede delle condizioni di lavoro e fa delle richieste pratiche rispetto alle condizioni di lavoro, sia le richieste degli utenti. Sostanzialmente migliori condizioni di lavoro per gli operatori corrispondono anche a migliori condizioni per gli utenti, e in questo senso appunto pensiamo che adesso muoversi insieme sia l'obiettivo, e come si diceva prima di me, muoversi a livello regionale è il nostro obiettivo per il 22 maggio. Stiamo cercando di capire come incidere in questo senso. Grazie mille. Immediatamente Medicina Democratica aderirà, come pure il coordinamento dei comitati napoletani. Ci facciamo una riunione insieme, poi ne parliamo. Allora c'è Svetlana, parla della salute dei migranti, e subito dopo Roberto De Gregori, e abbiamo finito la giornata. Vieni qua, avvicini. Poi si mangia insieme ai migranti e poi si Buonasera, buongiorno a tutti, sono Svetlana, sono rappresentante di Unione Sindacale di Base. Da immigrante vivo qua in Italia quasi da 20 anni, 18 anni ho fatto questi giorni. Naturalmente salute considero una cosa principale come diritto, anche perché vengo da un paese dove è stato fondato il diritto alle cure, che durante la rivoluzione 100 anni fa comunque per le nostre nazioni era di diritti principali ospedali, scuole, dove la gente poteva riprodursi e anche salvaguardare i propri interessi. Ultimi anni noto tanto che in Italia stanno togliendo tanti diritti, come diritto al lavoro, diritto alla salute, e naturalmente questa cosa ha un forte riflesso anche sull'immigrazione. Noi da circa 10 anni stiamo osservando problemi di salute di migranti invisibili, quando si rivolgono in ultime fasi per curarsi o magari per quegli interventi necessari che spesso non più i medici fanno in tempo. Purtroppo in ultimo anno è ancora più difficile accedere ai servizi da immigrante, specialmente quando non c'è nessun documento di soggiorno in Italia. In Italia si vive, diciamo, finché tu stai bene, riesci a lavorare, a prestare servizi lavorativi con un regolare contratto, o ancora meglio che non pretendi nulla e lavori a nero, si vive bene. Spesso gli italiani chiedono come si vive in Italia. Si vive bene, perché no? Finché noi lavoriamo cerchiamo di dare noi stessi in lavoro, si sta bene. Io parlo da immigrante bianca, ma ci sono anche neri che spesso per pochi soldi lasciano salute nelle campagne, in quegli luoghi difficili di lavoro. Però purtroppo la salute è l'ultima cosa che viene curata. Io quello che ho osservato in ultimi anni, i migranti africani portano le cose che potrebbe essere sollevato come una soluzione. Le malattie che loro portano in Italia sono curabili, però quelle malattie che noi non resistiamo, da loro vengono apprese diversamente. Purtroppo in Italia questa cosa non si nota. Perché non si nota? Vengono fatte cure di meno, e quindi questa cosa viene generalizzata così tanto che non si fa proprio caso. Paolo Fiero è uno dei medici che a Napoli fa riferimento per tanti immigranti, per tante nazionalità e per tante comunità. È uno dei fondatori di ambulatorio di stranieri qua a Napoli, che funziona non bene.
uno dei più principali riferimenti per immigrati che non ce l'hanno permessi di soggiorno. Naturalmente questi ambulatori ci vuole in ogni angolo, visto che così poco viene accolto immigrato in ospedale, ma questa cosa non si nota. Noi come sindacato cercavamo diverse volte sollevare come problema e cercare di trovare soluzioni quanto riguarda dimostrazione di quello che il migrante vive a fianco degli italiani, quindi se c'è la malattia che magari non vengono curate può danneggiare stesso italiano. Purtroppo in questi anni di elezioni è complicato a discutere di una cosa di diritto anche del migrante, perché il migrante può essere invasore, può essere quella là che società si preoccupa di presenza dell'immigrante, però quello che io vi posso dire è che in Unione Sovietica eravamo così tanti che non si poteva dire che qualcuno immigrava da una parte all'altra parte, che eravamo Nazioni Unite, quindi una aveva gli occhi un poco così, un poco più rotondi, un poco più bianco, più giallo, però eravamo tutti quanti che avevamo stessi diritti. In un ultimo villaggio, in ogni città, in ogni paese c'era la scuola. Vero che era fase di fiorimento e che fiorisce. I tempi del comunismo sovietico in modo più eccezionale, però quella fase che quando ci sono diritti si sta bene per tutti, cioè sta bene quello che è cittadino del posto e anche quello che viaggia. Io per questo sto dicendo che secondo me è principale battere per quello che i diritti che Costituzione italiana ancora prevede, e tutte queste leggi che stanno adottando di privatizzazione di sanità, di scuola, di lavoro, che è anticostituzionale. Se i cittadini non cominciano a sollevare come un problema che non è un diritto, ma quello che è stato adottato, è stato obbligato allo Stato italiano a applicare. Medicina democratica è un punto di riferimento per, in tutta Italia per principali diritti, quelli che vengono negati, e io auguro che questo organismo cresce, fiorisce e porta risultati per tutti i cittadini in questo paese. Grazie. Allora, Roberto De Gregorio ci porta, mi dispiace che la platea meritava sicuramente una maggiore attenzione, no, sono andati parecchi a mangiare, allora, sull'esperienza di San Gennaro. Allora, vi ringrazio a tutti che siete i temerari, che state resistendo. Per ascoltare anche questo intervento, è un'esperienza. Io sono Roberto De Gregorio, sono un infermiere e faccio parte anche del Comitato San Gennaro, che è un comitato che sta lottando da svariati anni, meglio no? Grazie. La collettività a questo serve migliorarsi. Niente, quindi la questione è che noi, questo movimento di lotta, questo organismo è nato diciamo circa 7 anni fa, per non far chiudere l'ospedale San Gennaro, sito nel quartiere sanità che in realtà era quartiere sanatorium, perché trattava da decenni, da secoli i casi di peste, dove era diciamo un quartiere dove sì, venivano trattate le persone con diverse patologie, e l'ospedale San Gennaro era il fiore all'occhiello di questo quartiere. Diciamo che questo ospedale è stato smantellato pian piano, parte da 8 anni fa lo smantellamento, però principalmente anche le forti mobilitazioni che ci sono state, dove scendevano anche 10.000, 20.000 persone in piazza, hanno fatto sì che comunque l'ospedale chiudesse. Noi l'anno scorso abbiamo incominciato a ragionare su questa questione, ma come mai se 10.000, 20.000 cittadini scendono per non far chiudere l'ospedale, come mai poi lo chiudono lo stesso? E un anno e mezzo fa abbiamo incominciato a ragionare
su un principio che è fondamentale: noi non dobbiamo più delegare la nostra vita nelle mani di aguzzini, che invece mettono nelle mani di speculatori affaristi la vita delle persone, perché stanno trattando la salute come merce. Questo principio ha fatto sì che noi passassimo dal rivendicare e dal denunciare il fatto che stavano chiudendo l'ospedale, a cominciare a dire: noi vogliamo partecipare al processo di riconversione, di apertura, in base a quello che serve al quartiere. E infatti, anche se si è diminuiti come numero di persone, non si scende più in 30.000 o in 20.000 o in 10.000, in 10, che sono le persone con cui si è incominciato a sviluppare questo ragionamento, abbiamo incominciato a dire: bene, noi siamo gli utenti, siamo coloro che subiscono le scelte scellerate politiche di questo sistema. Chi è il principale referente che, scusatemi il termine, mette le mani nella merda di questo sistema? I lavoratori, voi, i medici, gli infermieri. E insieme a loro abbiamo detto: ma perché non sviluppiamo un'unione che noi viviamo il problema della sanità? Perché non sviluppiamo un'unione per incominciare a proporre un modello di sanità? Non lo sapevamo fare, perché prima eravamo concentrati sul dire: l'ospedale non deve chiudere. Se oggi voi andate a parlare con le persone del quartiere, ognuno vorrebbe il pronto soccorso sotto casa. Mi sembra anche normale, ma se non esiste un'educazione sanitaria, un che tu ti preoccupi di informare un quartiere, le persone continueranno a dire: voglio l'ospedale sotto casa, invece di partecipare fattivamente all'organizzazione della vita sociale del quartiere. L'altro passaggio di qualità che ha fatto sì che l'ospedale incominciasse a dire, che questo comitato incominciasse ad avere un ruolo da protagonista, è stato quello là di occupare l'ospedale. Noi siamo da un anno e mezzo, è l'unico ospedale in Europa che è concretamente occupato, dove noi abbiamo detto: scusate, ma noi paghiamo i soldi, cioè noi paghiamo le tasse, abbiamo già pagato, perché paghiamo con guerre, disoccupazione, inquinamento. Livelli scolastici, cioè non lo so, ci dicono: potete fumare, perché questa è la famosa libertà, potete fumare, potete essere liberi di ammalarvi, tanto poi saremo noi a speculare sulle vostre malattie. Quindi noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto: allora, visto che l'ospedale è nostro, noi lo occupiamo, abbiamo occupato un pezzo di ospedale abbandonato e l'abbiamo incominciato ad essere la centrale operativa del comitato. Abbiamo incominciato a dire: bene, ma l'ospedale noi vogliamo, grazie anche all'intervento di Medicina Democratica e di Paolo Ferro, perché poi bisogna incominciare ad utilizzare un poco di più la collettività per affrontare le cose, nel senso che noi abbiamo detto: ma noi vogliamo un ospedale curativo o vogliamo un ospedale preventivo? Molto semplice, le persone che spesso non sapevano veramente nemmeno leggere né scrivere, ti dicono: ma effettivamente io non mi voglio ammalare, cioè non mi voglio ammalare, non voglio solo curarmi, ma io non mi voglio proprio ammalare. E infatti abbiamo incominciato a sviluppare il principio della medicina preventiva. Questo però non è stato deciso dall'alto e da chi dirige la sanità, è stato deciso dai cittadini e dai lavoratori, che ad un certo punto hanno incominciato a sviluppare prevenzione sul quartiere. Visite gratuite, controlli, hanno incominciato a ragionare insieme ai medici, a fare le visite gratuite, elettrocardiogrammi gratuiti e tutto, perché il quartiere non ne poteva più. Ma soprattutto la svolta è stata quella là di incominciare a dire: referendum del 4 dicembre, bene, noi votiamo no, noi non vogliamo cambiare la Costituzione. Però noi non ci siamo fermati a dire questo, noi abbiamo detto: la dobbiamo attuare la Costituzione. Se l'articolo 32 della Costituzione dice che ogni cittadino ha diritto alle cure mediche in maniera gratuita, noi abbiamo fatto la nostra propaganda elettorale occupando lo sportello ticket due volte e dicendo: vicino ai medici, scusate, ma esiste un giuramento, perché non lo applicate? Perché non fate le visite gratuite alla cittadinanza che non ne può più, perché c'è una dispersione sanitaria dove le persone non si curano più? I medici hanno fatto la giornata di visite gratuite. Quando è venuta la Digos, perché poi purtroppo quello così funziona: per chi lotta viene la Digos a denunciarti, ma per chi non lotta, cioè e specula, stanno ancora là ad amministrare. Stanno ancora là ad amministrare la nostra sanità e la nostra vita. Sono venuti da noi e hanno detto: ma voi lo sapete che state facendo un atto illegale? Noi abbiamo detto: ma voi lo sapete che state facendo interruzione di pubblico servizio con i ticket, perché la gente non può accedere al pubblico servizio, la gente non può accedere a curarsi?
La Digos ha dovuto dire: aspetta un attimo, ma io da che lato devo stare? Andate in difficoltà. E nonostante ci avesse chiesto i documenti, la solidarietà del quartiere ha fatto sì che noi rincalzassimo, abbiamo detto: bene, voi ci volete denunciare perché tuteliamo la salute, abbiamo fatto un blocco stradale, le denunce non sono più partite. Perché abbiamo incominciato a dire: scusatemi, ma noi stiamo parlando di salute, noi parliamo di una disobbedienza che è fatta in realtà di proposte. Noi non è che stiamo dicendo: vogliamo anche noi la nostra fetta su cui speculare e su cui mettere le nuove barelle, perché dobbiamo acquistare e comprare le barelle dal privato. Noi abbiamo incominciato a dire: noi non vogliamo più sto privato, i medici che fanno il privato se ne possono pure andare, perché noi vogliamo una sanità pubblica e garantita per tutti. Concludendo, poi il ragionamento è stato quello: sappiamo che se incominciamo a ragionare come comitato, questo è stato un percorso che ha portato altre due svolte, e queste due svolte secondo me sono state poi svolte fondamentali. Abbiamo cominciato a dire: uno, sappiamo che i fondi, se la trattiamo in termini economici, in termini legalitari, in termini semplicemente di rivendicazione, sappiamo che la sanità è una coperta. Se io prendo da me, tiro un poco di più a me, quindi faccio aprire un altro reparto, sicuramente si starà chiudendo un reparto da un'altra parte, perché questo stanno facendo: spostano un medico da qua, l'ospedale del mare, che tutti sapete servirà a questo, chiudiamo, proviamo ad aprire. Però quando abbiamo incominciato ad aprire, abbiamo avuto una coscienza. Il giorno in cui dopo vari periodi di lotta, abbiamo aperto il punto di primo soccorso, che non è tantissimo, però è una cosa fondamentale, perché le persone si vanno a curare là. Non è stata curata una persona con infarto che è stata trattata e messa da un'altra parte, e trasportata da un'altra parte. È stato curato persone con i punti, con le renali. Se siete medici, è inutile che ve lo dico, la maggior parte di voi. Però quando è stato aperto questo reparto, noi abbiamo detto vicino alla direzione sanitaria, alla regione Campania: non la fate voi l'inaugurazione del reparto, la facciamo noi cittadini insieme ai medici. E abbiamo fatto noi l'inaugurazione comprando dolci, bottiglia di spumante, perché era una vittoria del popolo, la vittoria dell'organizzazione, di chi ha detto: noi possiamo far funzionare un ospedale, possiamo, perché ci siamo organizzati per far funzionare quel punto di primo soccorso. E ancora una volta la Digos, che era venuta là, chiamata dalla regione, perché noi stavamo facendo, li avevamo cacciati, avevamo fatto l'ambulatorio, avevamo fatto l'inaugurazione popolare, non ha potuto dire niente, perché ha detto: ma come, scusate, ma voi state facendo aprire le parti? Si è messa a mangiare i dolci con noi. Agire sulle contraddizioni non fa niente, andiamo in galera, tante denunce ci possono fare. Però la questione, no, ci sono fatte pure le fotografie, Paolo, che si mangiavano i dolci, quindi. Però la questione poi conclusiva è che, sempre sul ragionamento, noi abbiamo detto questo: abbiamo detto: questa coperta non va bene, dobbiamo far sì che si sviluppano nuovi comitati negli altri ospedali, nuovi ambulatori. E abbiamo pensato, grazie anche all'intervento del compagno Paolo Ferro e di tutti gli altri coordinamenti, abbiamo detto: ci dobbiamo coordinare, costruire nuovi comitati e coordinarci fra di noi per imparare a decidere. Il nostro motto è: decidiamo noi sulla salute. Il secondo passo è non ragionare più in termini di sanità, ma ragionare in termini di salute. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che salute è una forma di benessere psicofisica, sociale ed economico, allora noi abbiamo incominciato a dire: bene, colleghiamoci anche, usciamo da questo ospedale. Abbiamo occupato, ma l'abbiamo occupato perché è nostro, o l'abbiamo occupato perché ci vogliamo occupare dell'ospedale? Abbiamo detto: usciamo dall'ospedale. E come Comitato San Gennaro ci siamo incominciati a coordinare con i movimenti di lotta sul quartiere, ad esempio disoccupati, la questione lavoro. Se non c'è lavoro non ti puoi curare, se non c'è lavoro c'è più, le persone, se non stai in uno stato di benessere, di salute psichica, non puoi permetterti un tetto. E ci siamo incominciati a coordinare con i lavori, con i lavoratori, con i disoccupati organizzati. L'altro giorno abbiamo fatto uno sciopero alla rovescia, dove abbiamo pulito un parchetto. Noi facevamo delle giornate d'inchiesta e si è fatto uno sciopero alla rovescia di riqualificazione del banchetto. Abbiamo detto: bene, si può creare lavoro per riqualificare l'ambiente. Il motto era: un lavoro utile e dignitoso per la collettività. Concludendo, noi scendiamo tutte le settimane, ogni 15 giorni, sul quartiere, perché questa non deve essere
essere la nostra esperienza, deve essere l'esperienza della collettività. Usciamo con dei banchetti sul quartiere ogni 15 giorni, dove facciamo una raccolta informazioni su quello che serve e sullo stato di salute. Il referto epidemiologico che stiamo sudando per avere ce lo stiamo facendo noi, stiamo già agendo da Commissione di Salute Popolare. E le persone ci vengono a dire questo: io non mi posso curare perché non c'ho i soldi, le liste d'attesa e questo e quell'altro. E spesso ci hanno anche detto che c'è qualche medico curante che si prende soldi per venire a fare la visita a casa. Che si vende soldi per venire, io non vengo, cioè, ma com'è, il nostro diritto e tu ti prendi i soldi? Infatti mo indagheremo e faremo uscire tutte le informazioni da fuori, perché la questione è che noi dobbiamo legarci a quei medici che si vogliono organizzare e lottare, ma anche sbugiardare chi non lo vuole fare, anche chi vuole speculare. E questi banchetti sono serviti, questi banchetti non servono per dire guardate affidatevi al comitato, serve per dire quale può essere la tua parte. Se tu abiti in un condominio, non vi chiudete nelle case se pensate alla vostra sanità privata come se fosse un vostro dominio. Andate a vedere la signora di sopra come sta, andate a vedere la signora di 85 anni che non si cura, perché oggi costruire una nuova sanità si deve basare su due principi: uno, su una sanità preventiva, e due, sul principio di incominciare a essere noi coloro che decidono, medici e cittadini. Sembra un'impresa impossibile? Pian piano lo si può fare. Sembra un'impresa impossibile? Ci sono le signore del San Gennaro che dimostrano che è diverso, oggi vogliono imparare come funziona la sanità. Quindi concludo con questo appello: continuiamo a costruire comitati ovunque, anche di due persone che poi pian piano si moltiplicano, continuiamo a fare delle azioni di lotta, di denuncia, ma soprattutto di proposta, e attuiamole quelle proposte, e soprattutto impariamo a coordinarci, perché se deleghiamo ancora la nostra vita nelle mani di chi sta chiudendo e privatizzando, sicuramente il destino non penso che sia quello là di 8 anni in meno dove che si vive in Campania, ma penso che sia quello là dove ci facciamo solo una guerra tra poveri per il si salvi chi può, e noi questo non lo vogliamo. Grazie. Allora adesso andiamo a mangiare.